Ciao a tutti, bentornati nei canali di Studio 72. Oggi andremo a vedere come animare delle scritte all'interno di After Effects. Forse non tutti di voi sanno che c'è un modo molto semplice per andarle ad animare, perché After Effects, appunto, ha messo a disposizione dei preset all'interno, appunto, del programma, senza andare a usare, appunto, plugin esterni, dove ci permette, appunto, di andare a creare delle animazioni dei nostri testi senza andare a correggere noi vari parametri. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto il nostro After Effects andiamo appunto a vedere come animare i nostri testi in maniera molto semplice, ossia senza andarci tra virgolette a lavorare troppo sopra, perché appunto, come detto prima, After Effects ci dà la possibilità di andare a inserire dei preset già creati appunto dal programma direttamente sulle nostre scritte per animarle. Quindi per prima cosa andiamo a fare appunto una nuova composizione, dopodiché ci portiamo qui sullo strumento testo, clicchiamo sulla nostra composizione, andiamo a scrivere quello che vogliamo. Io nel mio caso vado a scrivere Studio 72, dopodiché lo vado a allineare al centro. Quindi lo allineo al centro in verticale e in orizzontale. Una volta creata la nostra scritta, vado ad aumentare leggermente la dimensione del mio font, in questo modo, torno a centrare. Una volta fatta la nostra scritta, come dicevo, appunto, andiamo su effetti predefiniti. Come vedete qui, c'è un trassegnato da un asterisco, predefiniti animazione. Quindi andiamo ad aprire qui appunto su predefiniti. Se andiamo in basso vediamo che c'è una cartella con scritto text. Se noi andiamo ad aprire qui all'interno ci sono altre cartelle dove ci sono appunto diversi preset già impostati da After Effects. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è andare a scegliere un tipo di effetto che vogliamo andargli ad applicare. Nel mio caso vado a vedere tipo Light and Optical, prendo l'effetto Broadway, quindi lo prendiamo, lo portiamo all'interno della nostra composizione qui o direttamente qua sulla nostra scritta, e se noi andiamo a fare play, come vedete, questo è l'effetto che ci è andato a creare. Per vedere gli effetti appunto che è andato a inserire ci basterà aprire il nostro pannello effetti. Come vedete abbiamo cursore, abbiamo l'opacità del nostro effetto. Se andiamo sotto testo ci apre comunque tutti dei parametri che possiamo andare comunque a modificare, tipo l'opacità, come vedete, delle scritte possiamo andarle a diminuire, anche tipo portarle a zero in modo che lui ci applichi questo tipo di effetto. Quindi questo è uno dei tanti. Per andare a togliere, andiamo a tirare via appunto la nostra animazione in modo che ci tolga appunto l'effetto che siamo andati a mettere, e nel caso possiamo andare a mettere altre tipo insegna. Vedete, qui ci dà lo sfarfallio delle nostre lettere, oppure possiamo andare comunque tranquillamente a mettere altri effetti tipo animating. Facciamo apparizione parole, vedete, in questo caso ci dà questo tipo di effetto. Ripeto, sono tutti parametri che possiamo andare a modificare, tipo qui inizia qua e finisce qui. Possiamo andargli a dire anche di farlo durare di più, quindi tipo sui 4 secondi lui apparirà molto più lentamente. Dopo, ripeto, sono tutti parametri che si possono andare a modificare tranquillamente. Un'altra cosa che non ho detto è, come vedete, se io metto apparizione parole sono all'inizio, quindi a zero dalla mia clip, quindi lui l'effetto me lo farà partire da qui. Se io mi porto tipo sui 3 secondi e vado ad applicare il mio effetto me lo farà partire da qui, non più da zero, ma appunto dai 3 secondi. Quindi
guardate bene dove è posizionato il vostro cursore, perché fa fede appunto al minutaggio in cui siete. Quindi se vi va bene che compaia 3 secondi lo lasciate 4, mentre se volete che compaia all'inizio portate a 0 il vostro cursore e andate appunto ad inserirgli uno dei vari effetti preset appunto che sono impostati all'interno di After Effects. Ce ne sono veramente molti, io alcuni neanche li conosco perché non li ho mai visti, cioè ne ho usati alcuni ma non li ho usati tutti. E niente, questo è un modo molto semplice e veloce nel caso dovessimo creare appunto degli effetti di scritte senza stare manualmente andare a impostare appunto tutti i parametri. After Effects ci dà questa opportunità senza scaricare plugin aggiuntivi, all'interno ne ha già di diversi suoi, alcuni sono molto carini, altrimenti io di solito uso tipo in Mechanical, dovrebbe essere meccanico, non mi ricordo più, no non è questo, comunque sì, diciamo che come vedete anche qui vi fa vedere tutte le animazioni che è andato a mettere parola lettera per lettera, in questo caso perché si muove lettera per lettera. Insomma, non avete altro che sbizzarrirvi e andare appunto a creare in questo modo la vostra scritta animata. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito. Vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto. Commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!